iniziata con una tappa a Melissa per la deposizione di una corona da parte di CGIL, CISL e UIL al cippo che ricorda i caduti della strage di Fragalà del 1949. La celebrazione del 1° maggio in Calabria, che si è svolta a pochi chilometri di distanza a Carfizzi e che ha per tema sicurezza il cuore del lavoro. Alla manifestazione erano presenti il segretario confederale della CGIL Maurizio Landini, il segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra e il segretario generale della FENEAL UIL Fabrizio Pascucci. A seguire i rappresentanti nazionali dei sindacati e i segretari generali regionali Angelo Sposato, CGIL, Paolo Tramonti, CISL e Santo Biondo, UIL, hanno raggiunto Carfizzi per partecipare al corteo che si è snodato fino alla Montagnola, luogo di ritrovo storico delle popolazioni locali che da un secolo esatto celebrano in questo luogo la festa del 1° maggio. Tema centrale della giornata è stato quello della sicurezza sul lavoro. Abbiamo scelto, ha detto Landini, di dedicare questa giornata alla denuncia delle morti sul lavoro, un fenomeno in aumento, come dimostrano i dati relativi ai primi 4 mesi di quest'anno, e che ci danno la dimensione di una strage. Bisogna agire per creare lavoro di qualità e combattere la precarietà. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha ringraziato i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL a Carfizzi. Beh, intanto bisogna investire molto sulla cultura della prevenzione, perché qui si continua a morire in modo molto pesante e quindi c'è bisogno di aumentare i controlli, ma di fare in modo che nelle imprese prevalga l'idea che la salute e la sicurezza non sono un costo ma sono un investimento. Del resto in Europa, se uno vede i paesi dove i livelli di produttività e la qualità della ripresa sono più alti, sono anche i posti dove c'è meno precarietà e dove c'è più qualità del lavoro. E questo credo che sia il punto che deve arrivare con forza. E dall'altra parte c'è bisogno che tutti svolgano il proprio ruolo in modo diverso da quello che è stato fatto fino ad oggi. Non solo sicurezza, la Calabria chiede soprattutto lavoro, è una terra spesso dimenticata dalle politiche dei governi centrali, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti sulla formazione dei giovani lavoratori, non scolastica, che su quella siamo avanti. In questo paese qui il lavoro manca, è chiaro che siamo di fronte al fatto che la disoccupazione con giovanili in particolare continua a rimanere e siamo di fronte al dato che per davvero creare posti di lavoro bisogna far ripartire gli investimenti, questo è il tema. Quindi serve un piano straordinario di investimenti pubblici e anche privati, ma serve avere anche un'idea di sistema, cosa fare, perché farlo. Questo significa infrastrutture, questo significa cura del territorio, questo significa un nuovo modello di sviluppo e quindi questo è quello che noi oggi rivendichiamo, non è solo salute e sicurezza sul lavoro ma è salute e sicurezza anche per vivere e per questo è necessario che ci sia un lavoro e che ci sia un lavoro stabile. Due questioni che sono estremamente collegate, il problema della sicurezza è una grande emergenza nazionale che va affrontata con una strategia efficace, puntuale. Ci sono leggi che abbiamo voluto, che abbiamo conquistato in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro in questi anni che continuano a non essere attuati. Noi chiediamo uno scatto in avanti, un sussulto di responsabilità, servono più ispettori, servono più controlli, serve più coordinamento tra le varie amministrazioni e gli enti preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro e poi serve più investimento sulla prevenzione, sulla formazione, sulla protezione. Non si può morire di lavoro. 50 anni fa le persone morivano per avere un pezzo di terra, come a Melissa. Oggi invece le persone muoiono sui luoghi di lavoro e tutto questo è inaccettabile. Ecco perché abbiamo voluto lanciare questo segnale forte al Paese, trovare la forza per una grande alleanza nazionale che mette insieme le migliori forze, le migliori energie per arrestare questa lunga scia di sangue. E poi c'è il lavoro che manca, il lavoro che cambia, il lavoro che si perde, il lavoro deve ritornare ad essere al centro delle priorità da affrontare e risolvere. Nel
paese, nel mezzogiorno e soprattutto in Calabria. Bisogna rivendicare nuove politiche economiche a livello nazionale, a livello regionale, per rimettere in moto un ciclo di investimenti pubblici e privati. Bisogna investire di più sulle infrastrutture materiali e immateriali e poi bisogna fare una grande battaglia di riduzione delle tasse. Ridurre le tasse sui redditi da lavoro dipendente e da pensione è la condizione per rimettere in moto la dinamica dei consumi, alzare la domanda interna, creare opportunità per la nascita di nuove imprese e quindi di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani disoccupati. Grazie. Ma c'è stata una come dire, dialettica che è normale nella vita, diciamo, delle istituzioni, con le forze sociali. Io non ho mai interrotto il rapporto con le organizzazioni sindacali, con le rappresentanze del mondo del lavoro, che considero fondamentale, perché senza un confronto con il mondo del lavoro e anche con il mondo delle imprese non si fa molta strada, perché appunto noi abbiamo bisogno, soprattutto per una regione come la nostra, nella quale sono stati accumulati nel corso di decenni ritardi enormi, a partire dal grave problema della disoccupazione, abbiamo bisogno, per riscattare questa terra, di un concorso di energie con le istituzioni su un progetto naturalmente ben definito e chiaro, su obiettivi chiari. Le organizzazioni sociali devono svolgere un grande ruolo, perché il loro è davvero un ruolo importante. Ecco perché considero fondamentale il rapporto con le organizzazioni sindacali. Io le ringrazio oggi per aver scelto questo posto, la Montagnella, che festeggia i 100 anni della festa del lavoro qui, e li ringrazio per aver scelto la Calabria per questa manifestazione di respiro nazionale, per rilanciare la questione del lavoro nel nostro paese. Ma la Calabria non è sola, noi in questi anni siamo stati ascoltati, le organizzazioni sindacali sono qui a testimoniare che la Calabria non è sola, la Calabria si sta riproponendo con i suoi problemi all'attenzione del Paese. È chiaro che in questo momento il fatto che il Paese è privo di un governo dopo due mesi dalle elezioni è un problema che deve preoccuparci. Io mi auguro che prima possibile si dia vita ad un governo con il quale riaprire una interlocuzione, perché appunto noi abbiamo bisogno di una interlocuzione nazionale per affrontare i grandi problemi della nostra terra. Dal palco della Montagnella di Carfizzi la UIL lancia una proposta. Quella dell'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, come è stato introdotto d'altra parte nel codice stradale, di omicidio stradale. Perché quando in un cantiere, in una fabbrica, non si applicano le misure minime di sicurezza, significa che l'imprenditore conosce perfettamente a quali rischi va incontro e mette nel conto sia degli infortuni sia gli infortuni mortali. Questo significa che l'omicidio, e non l'omicidio colposo, l'omicidio sul lavoro diventa un elemento di repressione importante affinché in questo paese vengano rispettate le leggi. Purtroppo io, come ruolo nazionale, assisto sempre più a una deindustrializzazione del sud. Cioè, mentre al nord c'è una ripresa e si vede, c'è una diminuzione della cassa integrazione, al sud c'è la chiusura di fabbriche, c'è cassa integrazione e c'è sempre più un problema di infrastrutture, cioè ci sono delle infrastrutture che vengono sempre programmate al nord ma non al sud. Uno dei problemi più grossi al sud, come sapete, è la criminalità organizzata, che di fatto impedisce moltissime opere pubbliche. Tutto è più complesso nel sud. Tutto è più complesso fare nel sud, perché anche la regione Calabria, d'altra parte, non è che sia così sveglia sulla questione lavoro. Sulla questione lavoro stanno dormendo sempre e di più. Guardiamo le questioni degli appalti aperti nel sud, abbiamo tutti quanti problemi che riguardano il problema della risorse idriche, dove il 40-50% viene disperso, il problema della viabilità e tutto il problema dei trasporti. Non viene messo in connessione il sud con il nord e questo è uno dei problemi annosi che non permettono di creare lavoro. Grazie.
tutto il dialogo con i sindacati dopo un momento di criticità e dopo un momento in cui c'era stata una contrapposizione di vedute quantomeno su temi fondamentali per questa regione. Ci ha risposto che il dialogo non è mai mancato dalla parte del sindacato, la politica risponde così, dalla parte del sindacato cosa possiamo dire? Non so di quale dialogo parli il Presidente della Regione. Noi dalla piazza del 1° maggio di Carfici sui temi del lavoro possiamo dire che rimaniamo come Will a quella piazza del 16 di novembre a Catanzaro alla presenza di 7.000 calabresi che prima ancora del 4 di marzo hanno detto a questo governo regionale che è completamente sconnesso rispetto a quelle che sono le istanze dei calabresi e delle calabresi, dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori che non riescono a ricollocarsi. Noi ci auguriamo anzi che la presenza del Presidente della Regione in questa manifestazione di oggi del 1° maggio insieme al sindacato e insieme ai calabresi possa, come dire, rappresentare una svolta, quel cambio di passo che noi abbiamo chiesto il 16 di novembre che purtroppo non è arrivato. Perché? Perché la Calabria ha bisogno urgentemente di un'azione politica di governo regionale efficace, di amministratori comunali che facciano bene il proprio lavoro, di un sindacato che sia propositivo. Noi la proposta l'abbiamo fatta, no? Certamente se si aprirà il confronto col governo regionale non ci sottrarremo rispetto al confronto con la regione, però parliamoci chiaro, l'ultimo scorcio di legislatura non è più momento di grandi annunci, non è più momento di grandi conferenze stampa, ma di stabilire due o tre cose e farle concretamente. Sul lavoro credo che questa regione debba fare molto, a partire dalla stabilizzazione degli LSU e le più calabresi, a partire dallo sblocco di quelle politiche attive del lavoro che aspettano risposta molti giovani, molti ex percettori di mobilità in deroga, e dare soprattutto risposte e prospettive attraverso una politica industriale regionale che possa creare e valorizzare il lavoro nelle imprese dinamiche che creano occupazione di qualità e in sicurezza. Su questi temi purtroppo noi dobbiamo dire che non ci siamo a questa regione Calabria, lo diciamo oggi, ma ci auguriamo che oggi, come ha detto a voi il Presidente della Regione, possa avvenire quel cambio di passo che però noi aspettiamo dal 16 di novembre.